Ciao ragazzi, questo è il mio primo video più lungo qui su YouTube, perché fino ad ora sono abituato solo a mettere gli shorts, ma ora è arrivato il momento di fare anche i video un po' più lunghi. Cosa andiamo a fare in questo video? Io vado a leggere le note che voi mi scrivete sotto ogni mio singolo short, non le prenderemo tutte, ne prendiamo qualcuna da ogni short, e quindi le facciamo insieme qui. Quindi questo video è per voi e per ringraziarvi di tutti i commenti che mi scrivete e quindi perché prima o poi dovrò rispondere a questi commenti. Perché qui su YouTube non è come TikTok, tu su TikTok clicchi sul commento, ti esce il pallino del video e quindi puoi rispondere al momento. Invece su YouTube non è così, su YouTube non si può rispondere. Quindi l'unico modo per poter fare le note che mi scrivete voi è fare un video lungo e metterci più note possibili. Raga, non ho pensato a una sigla per questo tipo di video, perché è il primo, mi è sfuggito. Facciamo una cosa, ogni video che farò qui su YouTube, se va bene questo, facciamo una sigla diversa, però la faccio con la chitarra. Ora, però, dovete dire voi la frase che dico io di solito per prendere la chitarra. Scrivetela nei commenti. Fatto? Ora lo dico io. Aspetta che prendo la chitarra. Facciamo queste due note, dai. E questa per oggi è la nostra sigla. Allora, andiamo sugli shorts, ok? Qua c'è il mio profilo YouTube. Vi ringrazio per i 37.400 iscritti. Siete stupendi. Spero che questo video arrivi a chiunque. Allora, andiamo a video. E qui ci sono tutti gli shorts. Partiamo dall'ultimo, quello che ho messo poco fa. Chi è il bassista tra noi due? Vediamo se c'è qualche commento con delle note. L'ho trovato, c'è un commento. Gabriel Errami mi scrive: Fai si si do re re do si la sol sol la si la sol sol. Io te lo faccio, va bene. Aspetta che prendo la chitarra. Non lo dico più, giuro, l'ho detto già due volte. Allora, si, si, do, re, re, do, si, la, sol. Gabriel, è l'inno alla gioia. Bravo, le scritte bene le note. Cioè, però questa è la parte finale, perché la prima parte fa... Si, la, e questa pure. Ok, prime note fatte. Prossimo video, andiamo su Ehi, mi avete fregato. Grandi titoli, credo. E faccio proprio le note qui. Però questo è un video di TikTok. Praticamente io faccio video su TikTok e li carico anche sugli shorts di YouTube. Vabbè, vediamo se sotto questo... Ah, ecco, ne stanno un bel po'. Ne prendo uno. Prendo quello di Marco Cettul. Per favore, puoi fare sol sol sol, mi si bemolle sol, mi si bemolle sol, re re re, mi si bemolle sol, mi si bemolle sol. Sei un grande, grazie Marco. Vediamo cos'è sta cosa. Al momento, tutto al momento, senza vedere niente. Forse ho capito quale può essere. Quella che fanno anche davanti un altro quando esce... Non mi ricordo come si chiama. Però è... Forse fatta proprio d'orecchio. Comunque, un po' le note non erano corrette, però grazie Marco Cettul. E andiamo sotto quest'altro video. Era facile. Ragazzi, do delle descrizioni proprio... Difficilissimo. Questo è un altro video con le note, però non sono da solo in questo video, sono col bassista che voi credo conosciate, Vincenzo, che saluto. È andato a seguirlo. Anzi, facciamo una cosa. Se siete arrivati fin qui, seguitemi qui su YouTube, su TikTok se ce l'avete e vi aspetto anche su Instagram, sempre Gianlu Gentilesca, è lo stesso nome ovunque. Allora, raga, c'è il primo commento che è la sol diesis fa diesis mi. Però sappiamo tutti già cos'è, quindi dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Comunque non sei simpatico per niente con sto aspetta che prendo la chitarra. Raga, non lo devo dire più. Scrivetemelo voi. Eccolo, prendiamo questo commento. Giorgia Destito o Destito, non lo so. Ti prego, fai la sol la do mi re 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 mi re do la do re re mi re do la do. Ti prego. Te lo faccio.
Prendiamo l'elettrica, dai. Allora. Non lo so. Questa non mi viene niente in mente. Se viene a voi qualcosa, scrivetemelo. Andiamo avanti. Prossimo video si chiama Attenzione alle note. Grandissimo titolo. Anche qui faccio le note. Vediamo se qualcuno ha scritto qualche nota. Volevo solo dire Maria Mirabela Rusu. Sol sol fa fa mi 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 re. Proviamo. Ah no, aspetta, però ha scritto due commenti. Vabbè, prendo questo, dai, facciamo questo. Allora, so. Non lo so. Dai, prendiamone uno che sta vicino. Enrico Guerra scrive Fa sol re do re. Raga, non mi viene niente. Uno sensato. Cioè, forse sono sensati, non li conosco io. Non ne sanno più. Vabbè, poi c'è. No. Facciamone altre due. Allora, mi sto giocando la faccia, si chiama sto video, perché parlavo in corsivo, ma male, devo imparare a parlare in corsivo, devo prendere lezioni da Eli Esposito. Emiliano Vasile, o Vasile, puoi fare do do do, sol la la, sol mi mi, re re do. Se lo dici tu, vediamo. Questa la conosco e la conoscete sicuramente anche voi. Dai, facciamone un altro di questo video. Daniela Benà scrive Fa fa mimmi do do re la la si si per 4. Dai, facciamolo una volta, vediamo. Aspetta, forse bisogna farlo due volte. Raga, non lo so, non lo so. Prendo questo video che si chiama E se fossero tutti così i commenti? Perché c'era la tab al posto delle note. E vabbè, vediamo se qualcuno ha scritto la tab, anche se è un po' difficile. Queste sono le ultime note di questo video. Apro i commenti. Ah, questo ha scritto a tab. Bellissima. So già che chitarra prendere. Comunque questa è la Donner. Questa chitarra elettrica è della Donner. Invece quella che ho suonato prima come acustica è l'Ovation. Pietro Poyer, non so come si pronuncia, però mi ha fatto la tab e mi ha scritto 4 note. E poi mi ha scritto power chord di Fa per 9, slide, power chord di Sol. Ha ricevuto 35 commenti. Io lo suono, eh. Faccio, voglio il titolo di questa canzone nei commenti, raga, non potete non conoscere questa canzone. Dovete conoscerla assolutamente. Ok, raga, queste erano le ultime note di questo video. Però, se questo video va bene, ve lo giuro, ne faccio tantissimi altri dove prendo le vostre note di YouTube e le facciamo insieme. Voi non dimenticate di andarmi a seguire su TikTok, su Instagram e qui su YouTube, perché così rimanete aggiornati su tutti i video che escono. Io vi ringrazio per il seguito che mi state dando da tanto tempo sia su TikTok che qui su YouTube, da pochissimo qui su YouTube. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Grandi!